Un grande saluto a tutti! In questa guida andremo a scoprire come caricare correttamente un video su YouTube, andando a impostare le parole chiavi, scegliere la playlist, inserire un'immagine di copertina e tanto altro. Siete pronti? Sigla! Partiamo subito! Una volta creato un video con il nostro editor preferito, andiamo ad aprire l'app ufficiale di YouTube e clicchiamo sul simbolo in alto per caricare la nostra creazione. Clicchiamo quindi su video e scegliamo dalla galleria la clip da caricare. Prima di confermare il caricamento, potremo decidere un titolo per il video, se aggiungere una descrizione, impostare una località o se aggiungere il video in una playlist. Al momento possiamo lasciare anche tutti i campi vuoti, l'importante è che il video è impostato su privato. Premiamo allora su avanti. Nell'ultima schermata potremo decidere se è un video adatto a tutti, ai bambini o solo a un pubblico adulto. Fatto ciò, premiamo su carica ed aspettiamo che l'upload del video sia completo. Vi ho fatto lasciare i campi vuoti in quanto ci sono molti settaggi che non è possibile regolare con l'app di base di YouTube ed è per questo che dovremo andare a scaricare YouTube Studio. Una volta aperta quest'app, andando in alto a sinistra, dovremo andare nella sezione video e cliccare sul video appena caricato o che è ancora in fase di caricamento. Clicchiamo poi sulla matita e vedremo che qui avremo gli stessi parametri da inserire più tanti altri che ci permetteranno di avere un video più completo sul nostro canale. Clicchiamo ancora sulla matita e qui potremo scegliere un'immagine di copertina del video, scegliendo tra alcuni frame consigliati da YouTube oppure premendo su miniatura personalizzata potremo utilizzare un'immagine che abbiamo scaricato da Google o che abbiamo creato noi stessi. Confermiamo premendo su Seleziona in alto a destra. Il prossimo passo è aggiungere un titolo e una descrizione al video, ricordandoci che possiamo inserire anche link esterni o che rimandano ad altri video su YouTube. Decidiamo poi se aggiungere il nostro video ad una o più playlist che abbiamo già creato. Continuiamo aggiungendo tutti i tag che ci vengono in mente e correlati al video, ognuno separato dalla virgola. Da come potete notare, YouTube Studio ha davvero tante opzioni che l'app di base non ha ed è quindi uno strumento indispensabile per tutti quelli che creano contenuti sul servizio di Google. Una volta completato l'inserimento dei dati, dovremo premere su Salva in alto a destra. Tanto, ritornando su YouTube Studio e ripremendo sulla matita, potremo modificare le informazioni del video tutte le volte che vogliamo. Inoltre, se il nostro canale lo permette, potremo abilitare la monetizzazione e scegliere i tipi di annunci che verranno mostrati nel video. Adesso il nostro video è davvero pronto ad essere lanciato in rete. Clicchiamo su privato e scegliamo pubblico e confermiamo il tutto con salva in alto a destra. Da questo momento il video sarà disponibile per tutti su YouTube e se i nostri iscritti hanno abilitato la campanella riceveranno una notifica che li avvisa del nuovo contenuto caricato. Su YouTube Studio poi potrete rispondere facilmente ai commenti che riceverete e controllare le statistiche dei vostri video, come le visualizzazioni, il numero dei commenti, i like e i dislike. Ed anche per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, mettimi un like e iscriviti al canale. Io ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!